Nel 1933 il biologo americano Sal Franklin dell'Università del Maine ipotizzò che tutto fosse nato magari da un tuo adulto con un unico corno frontale. Lo stesso Marco Polo nei suoi scritti sostenne di aver visto un unicorno Java, ma è chiaro che quello che Marco Polo aveva avvistato era un rinoceronte di Java. Se visto di lato però, ecco che sembra che abbia un solo corno. Per quanto riguarda il narvalo, la maggior parte delle presunte corna di unicorni del Medioevo e del Rinascimento erano invece la zanna del maschio del narval. Ed è ciò che rese famoso questo animale, a parte la sua dentatura.